L'inaugurazione ad Aliano del museo Paul Russotto durante il Festival 2016, un'occasione importante per rimarcare l'impegno per l'arte e per la cultura, ma anche nel cammino della rete dei musei di Aliano. È uno dei contenitori ultimi che stiamo inaugurando, e riprende in questa sala tutta la rete museale di Aliano, dal Museo della Fotografia in Allestimento. Alla Pinacoteca Carlo Levi, a Palazzo Caporale con il Museo Russotto e se riusciamo anche il museo, una parte del Museo Archeologico eh, di Aliano, in quanto eh, nel nostro territorio sono state rinvenute numerose necropoli e i nostri rinvenimenti sono il Museo della Sirite di Policoro, ma anche al Museo Ridola di Matera per poi continuare con il Museo della Maschera eh, Alianese eh, in collegamento al Carnevale eh, e alla Maschera Antropologica di Aliano e il, eh, la Casa Confino di Carlo Levi con la rivisitazione multimediale, il Museo eh, Carlo Levi con allestimento di tutte le opere che abbiamo acquistato dalle redi Universali di Carlo Levi, dai mobili ai quadri, ai suoi oggetti personali, ai cavalletti, alle tavolozze, ai pennelli. Tutto quello che eh, siamo riusciti a recuperare e oggi Aliano è uno dei maggiori collezionisti di Carlo Levi in Italia. Ma veniamo alla collezione che qui viene ospitata. Intanto come è nata l'idea di questo museo, che percorso è stato compiuto e come si è arrivati all'allestimento ma anche alla riqualificazione dell'immobile che ospita questo importante museo? La riqualificazione dell'immobile è stata fatta in varie fasi con vari finanziamenti comunitari ma anche con fondi regionali e con fondi comunali. Che rivengono da Royalties che noi abbiamo recuperato all'interno delle compensazioni ambientali anche da parte di Terna, SPA, che qui ad Aliano ha realizzato una sottostazione elettrica e di cui ci ha dato. Una serie di, eh, di, di royalties per poter comunque alla fine investire sul territorio, sull'ambiente e sulla cultura. Investimento sulla cultura che pone l'accento su quale aspetto in questa collezione? In questa collezione è una collezione eh, dedicata a Paul Russotto, eh, Russotto di origine alianese, uno dei maggiori eh, esponenti del, dell'espressionismo astratto americano, di origine alianese. Sua madre, Margherita Sarla, eh, Sarli, originaria di Aliano. E lui eh, già da tempo ci incontrammo alla Scaletta a Matera, voleva fare questa grande mostra ad Aliano. Purtroppo è morto prematuramente e il figlio Luca ci ha donato 72 opere eh, qui, eh, che sono in mostra in questo palazzo che è stato ristrutturato in maniera veramente bella. Luca Russotto oggi in Aliano, perché è un momento importante per questa città. Mm. Celebrate the honor of your father, your, the artistic way your father impressed during the whole life. Celebrate the town and the legacy, um, the opening of this incredible museum, and, uh, and to bring this back uh, outside of Valiano to the United States and, and elsewhere. Can you tell us something about your, the artistic life of your father? Artistic life of my father. Everything that my father did was uh, was artistic, and and uh, from from ch his childhood until his his last years, he was uh, studied arts and and um, always drawing and uh, interested in in learning. About all the other artists, great artists of the world. So always very interested in all fields of art. What do you remember regarding the words that he used to tell you regarding uh, his native town? Oh, I was always uh, excited to return here and and felt a strong connection, even though. Um, our cousins here, we didn't grow up with them, but he was always uh, connected emotionally to this town. Are you proud to be here today? Oh, of course, very, yeah, very excited. Okay, thank you for thank you. coming here. Thank you.